Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Milan Inside. Oggi ragazzi analisi più pagelle della miglior partita in ambito Champions di quest'anno. Ma prima di cominciare ragazzi, gentilmente vi ricordo di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale, in descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside, il mio personale per seguirmi e avere le notizie del Milan. E vi ricordo il sito internet www.acmilaninside.com per rimanere costantemente aggiornati su un mondo rossonero meraviglioso del Milan. Allora, ragazzi, partita bellissima, vittoria meritata. Protagonista, un giocatore oggetto di una delle favole calcistiche più belle degli ultimi anni. Vittoria fondamentalmente meritata, non c'è nulla da dire, raga, succede solo a chi ci crede. Ora appuntamento al 7 dicembre, quando per noi esisterà un solo risultato possibile, con un orecchio a Oporto dove andrà in scena l'altra partita del girone Porto Atletico, dove nessuna delle due potrà concedere nulla, se ne dovranno dare di santa ragione per provare a passare anche loro il turno. A noi andrebbe bene un pareggio o un gol o una vittoria dell'Atletico con lo stesso margine di gol nostro. Ma comunque, passiamo alle pagelle. Tatarusanu sì, fondamentalmente inoperoso, ha dovuto fare delle parate, ma nulla di eccezionale. Un miracolo ha dovuto compiere, ma su un'azione dove è stato fischiato fuori gioco, quindi 6 per Tatarusano, e questa la dice lunga sulla partita che ha fatto in Milan. Kalulu 6, il ragazzo sta facendo un processo di crescita bellissimo. È vero, soffre, ma lotta. Alla fin dei conti argina abbastanza bene le avanzate mancine dell'Atletico, quindi voto 6 per Kalulu. Kier, ragazzi, 7 e mezzo. Suarez, Griezmann, Cugna, Correa hanno avuto gli incubi stanotte, immaginando e sognando un angelo azzurro che però in realtà era un diavolo. Hanno avuto gli incubi, non ne ha fatta passare una, 7,5 per Kier. Romagnoli, 6,5. A differenza di Kier, in un'occasione si fa nettamente salvare da Griezmann, fortunatamente senza ripercussioni gravi. Però nel compenso una buona partita anche del capitano che, insomma, ci voleva una partita così anche per lui. Teo 6 e mezzo, attacca come al solito bene, ma stasera difende anche molto bene, ricordandosi di evitare inutili preziosismi che mettano a rischio la propria porta. Llorente non è un avversario facile, ma lui vince il confronto diretto, e quindi 6 e mezzo per Teo. Tonali, 6 e mezzo anche per Sandrino, che ha recuperato una quantità di palloni impressionante. Veramente tantissimi, ne ho persi il conto, con scontri fisici teoricamente a lui contro, ma invece dove ha dimostrato una grandissima caparbietà e fisicità. Ha effettuato anche un paio di sortite, di sgroppate offensive che hanno aiutato la squadra a risalire, quindi 6 e mezzo per Sandro. Che sì, voto 7, che ne sarà non si sa. Se e quando se ne andrà ci penseremo, ma al momento lui è il perno del centrocampo. Difende, dribbla, tiene fisicamente. Stasera, come ciliegina sulla torta, anche un assist al bacio da spingere solo dentro. Veramente gran partita di Kessié, che se
se dovesse restare, raga, è destinato a diventare uno dei centrocampisti più forti d'Europa. Saelemaekers 6 e mezzo, è tornato funambolico e prezioso come Pioli vuole, non si perde in inutili dribbling, intestardendosi e roba varia, fa le cose giuste. È vero, fa un paio di errori di leggerezza, però complessivamente bene. Finisce sulla sinistra, dove ha giocato forse solo un'altra volta nel corso della sua storia calcistica, e questo può solo aiutarlo a crescere e migliorare ulteriormente. Diaz 6 e mezzo, pare aver smaltito definitivamente i postumi del Covid. Stasera, ieri, grande partita di Brahim, che ha fatto proprio una partita da numero 10, la giusta prestazione da numero 10, giusto collante tra centrocampo e Giroud, destra, sinistra, centro, prende palla, lancia, gran bella partita. E poi una quantità e qualità di dribbling disarmante, 6 e mezzo per Brahim. Krunic voto 6, lui la pagnotta a casa la porta sempre. Odio ripetermi, però è la verità, non sarà mai il peggiore in campo, perché la quantità di lavoro oscuro che fa è impressionante. Non salirà mai agli onori della cronaca per una giocata d'effetto, anzi, quando si avvicina all'area praticamente è in zona rossa, non sa che fare, però per il resto, nel resto del campo è grande quantità e grande lavoro oscuro per Rade. Giroud voto 6, voglio dare la sufficienza pure a lui, perché per una partita del genere non si dà l'insufficienza a nessuno. La sufficienza lui invece se la guadagna per aver lottato strenuamente, ingaggiando battaglie anche verbali con i difensori dell'Atletico. Sponde meglio le uscite ieri, esce infortunato, speriamo che non sia nulla di grave. Per quanto riguarda i sostituti, Bakayoko 6 e mezzo, entra, si prende un giallo abbastanza stupido dopo un minuto, però nel complesso ciò che sa fare bene, cioè quello di difendere, lo fa benissimo. Ha anche un paio di occasioni, soprattutto la prima con salvataggio quasi sulla linea di Savic, pericolose, che insomma sta crescendo anche lui, 6 e mezzo per Bakayoko. Messias, voto 7 e mezzo per lui. Avrebbe preso il voto positivo ugualmente, anche senza gol, perché era entrato bene, puntando spesso l'uomo, saltandolo. Dopo l'uscita di Diaz, era lui il faro offensivo di qualità per supportare Ibra, e poi chiaramente si realizza con il gol più importante della sua carriera. Insomma, voto 7 e mezzo per Messias. Ibra, voto 6 e mezzo. La sola presenza, la sola entrata in campo di Ibra mette in apprensione tutta la retroguardia madrilena, che da quel momento non capisce più nulla praticamente. Si guadagna anche un rigore, se non fosse per il fuorigioco, con uno scavetto di alta classe. Speriamo che, insomma, tiri ancora a lungo, perché fa la differenza. Florenzi voto 6, anche lui è entrato meglio rispetto a Firenze, è entrato molto molto meglio. Ha coperto bene dietro, e questa volta anche in avanti è riuscito a dare il giusto supporto a Saelemaekers prima e Messias poi. Buona entrata in campo anche per Florenzi. Bennacer voto 6, che è la media tra il 5 dei primi 2 o 3 palloni persi e il 7 del finale, dove praticamente non perde un pallone, lo gestisce con una lucidità e un fosforo calcistico di alto rango. Il mister voto 6 e mezzo,
Quando deve fare delle scelte dettate dalle difficoltà, raramente le sbaglia. Batte il collega Simeone ampiamente e questa volta anche i cambi sono stati giusti e azzeccati. Quindi voto 6 e mezzo per il mister. Peggiore in campo nessuno, migliore in campo Messias. Bene così. Raga, succede a chi ci crede. Appuntamento al 7 dicembre. Io nel frattempo vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo di lasciare un like al video, iscrizione, attivate la campanellina. In descrizione tutti i link profili social di AC Milan Inside e quello personale e vi ricordo il sito internet www.acmilaninside.com. Ciao ragazzi, grandi, 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 sempre Forza Milan.